Oh, allora, buon salve a tutti e allora bentornati. Allora, riprendiamo le nostre avventure su Resident. Aspetta, no, cazzo, pensavo diceva. Ok, allora, dove fa? Crisse. Eh sì, insomma, l'ultima volta ci siamo lasciati. Fear can kill you, but your mother. Oddio, ho dimenticato che c'avevo la skin nostra. Allora, sì, ho dovuto fermare un attimo perché vabbè. Dunque, che devo fare qua? Poso il nastro, le erbe non me le porto, non me le porto e poi la chiavetta la vengo a prendere dopo. Faschetta me la porto, guarda, facciamo una bella cosa perché siccome Chris ha comunque l'inventario molto limitato, porto solo 15 colpi, l'accendino ce l'ho per da fuoco. E potremmo stare bene. Sì. Let's go! No. Sì, no. Questo è stato bruciato male. Cazzo, no, qui la porta. Posso usare solo 2 volte. Eh sì, praticamente in questo. No, anche in quella vecchia. C'era il problema della porta che dopo un po' si rompeva la maniglia, anche se a me mi sembra in perfette situazioni. C'è una luce oggi sparata in faccia, sono le tipo le 3 del pomeriggio. Giusta. Mamma mia, sti comandi moderni. Queste cose moderne. Adesso io praticamente sto andando a incendiare il brutto signore che sta qui. Brutto signore is a trademark, no. Nel caso dovesse comunque risbucare. Io non lo so se questo apre. Dite che apre. No, non me lo vado a spiegare. Non me lo ricordo se questo qui, insomma. Perché non tutte le porte, insomma, sono apribili dagli zombie, ecco. Quella mi sembra che lo fosse, però sti cavoli, correrò il rischio, sarà più emozionante. È sempre per fare incoglionito, io mi sbaglio sempre. Adesso dobbiamo praticamente andare nella porta. In una porta, ecco, in questa porta qui che mi chiedeva la hookie. Perché qui insomma c'è una cosa che ci serve. Con Chris però. Speriamo che i danni non. Con Jill non c'erano, cioè stavano dove sono adesso, dietro all'inferriata. Quello sta a preparare a saltare, facciamo il carico di erbe. No, mai. Dobbiamo. Però rimango una. E vabbè. Sì, perché io ho questo modo di giocare, mi preparo tutte le erbe per farmi un bel cannone in anticipo, così che insomma poi. Ah, ok, adesso l'itinerario è molto lungo. Mamma mia. Però paraplegico mi sembra. Porca miseria. Senza offese. Ok, allora. Sì, devo fare un altro passaggio qui. E tra l'altro non posso neanche raccogliere l'erba. Frustrazione. Vabbè, ce ne saranno altre, insomma. Cosa degli spazi limitati. Con Chris bisogna fare tutti questi giri. Non essendo una speedrun. Allora, questo dobbiamo raccogliere dopo, dunque direi che così stiamo bene, i colpi me li porto. Certo, perché più tengo l'inventario vuoto e meno giri devo fare nelle stanze di salvataggio. Adesso io devo capire che cosa fare con quella chiave piccola, perché non ricordo dove andava usata. Io nel dubbio me la porto. Tanto
talmente non mi ricordo niente che per me è come giocarci per la prima volta. Quindi la mia prima partita in questo gioco dura 7 ore. In quello del 96 che è più corto, nel remake 11 ore di... Quindi dovrete sopportarmi. Dove l'Islam with Patrizio? Interessante. La parete ricoperta di quadri e tutte le facce sono state graffiate via. È interessante come in questo remake, vedete, hanno riempito tutti gli spazi vuoti che nel 96 erano. Nel 96 erano tutti i corridoi vuoti. Tutti i corridoi vuoti e qui hanno giustamente. Qui c'è un uomo che rutta. Dunque, la mappa lì me la vado. No, non ci posso andare. Però magari c'è qualche altra cosa, vabbè. Aspetta, vediamo se riesco a fare il trick. Ci proviamo? Che dite, ci proviamo? Male che c'ho manco l'erba appresso. Manco gli oggetti di prima difesa. Mamma mia, sono proprio un grosso. Allora, adesso dobbiamo andare a prendere. Faccio vado di qua, sì. Hai visto che. No, vabbè, questi trick sono vecchissimi, insomma, questi trick per schivare gli zombie, io non l'ho mai approfonditi. Credo che ci si trovi meglio con la tastiera. Vabbè. Io ricordandomi della traduzione, praticamente parla. Ma che cavolo ci devo fare? Parla di un. Fammi vedere come esamina le cose. Ah no, sempre questo, cioè. Parla di un. Ovviamente questo fischietto lo devo usare per richiamare dei cani i quali hanno appeso al collo un collare e questo collare nasconde la replica di una chiave che dopo devo andare a sostituire. Vabbè, poi lo vedrete. Ok, libro di botanica, il primo file. Le emozioni, signori. Botany Book. Si chiamava Botany Book. Use a medical herb. Il testo però è lo stesso identico dell'originale. La lettera. Beh, come si mischiano le erbe, insomma. Adesso no, io non starò a spiegare tutte le cose di Resident Evil, insomma, perché per me le so a memoria. Anche se so. In realtà ci sono sbucato un'altra volta qua. E mo che io dico? No, mi hanno preso brana di mortacci tua. Mortacci tua. E lui sta ancora su Fine. Maleducato. Poi non mi ricordo dove lo avevo. Va bene. Cose che capitano nella vita di un uomo. Tacci tua, le sfondo la porta. Sentite lo zombie che mena addosso alla porta? Io col cavolo ce l'avevo tanto. Sworky. Tanto dopo, insomma, lo ritroveremo sicuramente. Non lo faccio entrare. Qui c'erano tante porte. Armor, questo. La vetrata che dice? You can't make anything through the darkness and fog. Bellissimo. Quadro che ho un impegno in large frame. And the people in it are still vivid. Vabbè, bello, bello. Non sono un appassionato di arte, però questa niente è chiusa dall'interno. E sì, adesso non mi resta che andare qui. Fammi vedere dove sta il cattivo. Ah, meno male, sta laggiù. Allora, questa è la parte che ok. E dai, ce l'ho grande, ho fatto bene a portarmela, si è liberato uno spazio. Luce in faccia. Ok. Da bellissime le musiche dell'origine. Oh. Tanti ricordi. Io credo che porterò anche quello originale. Tacci tua. Mortacci
Mortacci tua. Mortacci tua. E destra mortacci tua. Oh, e la porta. No, perché non c'ho più i cosi, gli oggettini. Mortacci tua. Tutti maleducati, guarda che cosa bisogna tu mai fare. E crepa! E no, pezzo di merda. La mano, no, la mano è la mia. Mortacci, guarda là, se divide il busto. Oh, questa cazzo d'erba. Sì. Ecco, animale. Mortacci di te. Ah, ritaglia questa porta. L'ho dovuto rifare 3 volte questo pezzo, ma non perché sono una sega, ma perché è lui che è una sega, cioè io so, boh, certi, io non lo so come si fa, non lo so, senza fucile non lo so come, perché tu devi sapere che nell'originale basta che sparavi così, all'altezza d'uomo, il cane lo prendevi, cioè so che è assurdo, ma io ero abituato a quel tipo, insomma, no, di gameplay, qui è tutto così dinamico. Qui ci sarebbe dovuto essere, non ho la piantina d'erba, ci sarebbe dovuto essere un oggetto di difesa personale o qualcosa del genere. E invece niente, comunque l'abbiamo fatta. Capisco però, mamma mia, che pippa che mi sento. Allora, mo ci abbiamo un oggetto che serve per sbloccare la seconda chiave, vuoi dire. Ma ancora non hai finito di usare la prima chiave, ci devo usare la seconda chiave e no. Infatti no, o faremo tutto un percorso brutto in cui faremo un altro percorso adesso tutto entusiasmante, pieno di pericoli entusiasmanti, dove forse prima o poi spero di poter esibire la mia skills. Che vuole questo? Che ne ha mangiato? Ortacci quando stava. Fa pure quello che sale le scale. Le schiale. Ma questo famo così. Detto che c'ha caldo, non vuole il fuoco. Ah sì, quando è così, vedi, un'altra sdraiata. Dai che tanto i colpi li fabbrico io, c'ho la pressa. Come Resident Evil 3. Chissà adesso che fanno i remake del 3. Il discorso della ricarica quanto sarà, ma non dovevo entrarci, però vabbè, colgo l'occasione per insomma farvi vedere che se si risbuca qui, insomma, dove stava l'uomo allo specchio. Tanto poi ci dovremo andare e poi vedrete anche un'altra cosa adesso che torneremo lì, che in teoria ci dovevo andare adesso, però cioè, io con la pistola come faccio ad atterrare quel cristiano? Quello mi sdraia lui, mo. Vabbè, sì, dai, sti cavoli, un gioco un po' così, fatto così, per queste cose qui. Ma vedi se me lo fa bruciare. Prima di tutto, se abbiamo un po' di... Ai, Maria, da te canterò. Te? Perché adesso... No! Te pareva? Questo è Crimsoned. E vabbè. Oh, per i cazzi vostri ci vado di mezzo io, perché me lo devo fare con la pistoletta molto, molto svalutata. L'erba la devo consumare. Vabbè. Dunque devo prima di tutto prendere la chiave, prima di tutto. Questa è la chiave vera, quella funzionale. Sì. Chissà quanta corrente ci vuole per fare sti meccanismi. E poi c'è un pulsante, premerlo ed esce una monedina. Zombie su monedina. Che si gira e dalla monedina caga un meccanismo così. E diventa la replica della chiave che noi adesso andremo a mettere qua, se si sbriga. Sai che sensori, tecnologia altro che.
Stavo a dire come fa il salvataggio veloce. Ma che cazzo gli dico a questo io? Niente. Me ne vado. Portacci tu! Che cavale! Oddio, ma non è che si accolla addosso alla porta e mi stalkerà. No, ah, quello è sbucato così da noi. Tutto normale. È tutto sotto controllo. Dai, Gran, cioè in teoria gli sarebbe saltata la testa. Ok, vi spiego, gli sarebbe saltata la testa e quindi non dovrei temerlo, non dovrei bruciarlo, solo che essendo il modello originale non si è vista la saltava. Ok, ci sono, come spiegavo l'altra volta, insomma. Sì. Questo è qui da ore. It looks like forza brava. Questo è un segnale che questo qua si deve trasformare, uno di quelli come quello che stava sopra che prima si è trasformato, quindi sono venuto fuoco prima o poi. Anche se una volta mi ricordo che feci questo esperimento, lasciai passare un diverso tempo e questo rimase così, non si trasformò. Boh. Sarà stato messo giusto a scopo intimidatorio. Manco un nastro mi danno con Cristo, non li mortacci vostri. Cioè non si sono sprecati neanche a darmi un nastro, talmente doveva essere difficile con Chris che. Però quanta roba, io mo che devo fare? Puffa. Ok, comunque adesso noi si salva. Sì, vabbè, ho capito che il letto è bello. Si salva e si va. Facciamo questo, poi facciamo un altro po' e poi buonanotte. E si va, insomma. Ah, cioè sono rimasti due nastri, che ne so io. Ok, andiamo. Questo è il Crimson Head prima.